Scusate ragazzi, ce l'abbiamo una parrucchetta di Grillo per cortesia? Solo la parrucchetta, non mi mettete la barba e i baffi perché non ce la faccio, eh? Questa roba qua. Ok, aspetta, ti posso dare la giacca? Scusami anche. Allora, il trono di spade ce l'abbiamo noi? Eh? Allora, io sono orgoglioso di lanciare in prima mondiale assoluta la prima puntata del Fantasy Game of Streaming. Mentre in Italia i partiti tradizionali stringono e sciolgono alleanze, a Sant'Ilario, dove ancora uno vale uno, l'irascibile Lord Blog sogna di conquistare il mondo armato solo di iPad, Wi-Fi e vaffanculo. Sigla! Ma che cazzo di... cosa state dicendo? Ancora con la sigla, sì. Ancora con la voce fuori campo. Prima la voce fuori campo è morta. Prima il futuro è nel cantastorie con la cetra online. Che cazzo di... sono dei ragazzi meravigliosi che hanno dei touchscreen che basta che li sfiori. Sì, è vero, basta che li sfiori. Praticamente usi l'iPad come fosse una drum machine. Ma guarda che ragazzi meravigliosi, la drum machine. Che cazzo ne sapevo io della drum machine? Sono ragazzi brelli che c'ha la faccia pulita. Ditemi se non è meraviglioso, io non sapevo nemmeno che cazzo fosse la drum machine. È meraviglioso! È meraviglioso! Ma questi qui sono ragazzi stupendi. Io, Lord Blog, volevo dire una cosa. Posso parlare? Mi chiedo se può parlare, Benì, ragazzi. Sono meravigliosi, ma come non puoi parlare? Benì, ma tu sei... ma tu, io sono solo il portavoce. Tu se dove devi parlare, parla qui perché uno vale uno. Parla. Puoi dire Lord quello che vuoi. Ma io, ragazzi, questi qui sono dei ragazzi. Dobbiamo imparare ad ascoltarli. Ma lasciate... sa sentire cosa c'è da dire. Perché poi, se noi parliamo e non li ascoltiamo e non andiamo avanti. Benì, ascolta cosa, ma questa qui è gente. Vai, Lord Blog. Mettiti qua, stai cantando, parla, di qualcosa, c'hai la tua voce, tranquillo, vai. Ma guarda sti ragazzi. Lord Blog, volevo dire che noi non dobbiamo solo distruggere, ma dobbiamo aprirci al dialogo e costruire. Ma che cazzo dici? Ma costruisci cosa? Ma che cazzo dici? Cosa coi morti costruisci? Vuoi costruire coi morti? No, per esempio, Lord Blog, potremmo votare gli emendamenti dei regni sui quali noi siamo d'accordo. Ecco. Bene, sono ragazzi meravigliosi questi qui. Ma noi non facciamo inciuci? Noi non facciamo inciuci. Ma non facciamo inciuci. Ma se ne vuoi parlare, va bene, parliamone. Ma le parliamo. Ma dovete stare attenti a quando parlate di vostra iniziativa, perché è pericoloso. Potreste essere in contrasto col movimento. Chi è d'accordo con questi due che evidentemente vogliono tenersi la diaria? Chi è d'accordo con questi qua? Siete d'accordo? Chi? Tu e tu, mettetevi lì, dai, mettetevi lì, forza. Dai ragazzi, mettetevi lì. Secondo me dovreste essere espulsi dal movimento, ma non lo voglio decidere io. Fuori! Ma lo decide la rete. La rete lo devi decidere. Quale rete? Ma la rete. Ma come questa rete? E lo decide la rete! Ragazzi! Ma venì, ma si questa ma è una guerra! Questa è una guerra! È una guerra! Io non avrò pace finché non vedrò Re Giorgio di Napolitania, l'usurpatore, andare in esilio delle terre di Vaffanculia! Bravo, milord! E io avrei una proposta per una nuova battuta da postare sul blog contro la regina di Crowdy. Vieni qua, belli, guarda che ragazzi meravigliosi. C'han le battute, sono cose bellissime. Dì un po' la battuta che c'hai, dai! Faccia di Merkel. Vi fa ridere sta battuta? No! Belli, ragazzi, che cazzo di battuta fai? Ci ho aperto Sanremo nell'89. Beh, ti sembra una battuta questa qui? Dai, forza, Benì, sembri Prodi sotto anestesia. Forza, dai, sveglia! Lord Blog! Chi è? Chi cazzo Lord sei? Lord Blog, volevo... Benì, ragazzi, il ciambellano Lord uno, guarda. Questo qua, ragazzi, è con me dal primo Vaffadei, questo no. Qui. Benì, ma guarda che faccia che c'ha sto ragazzo. Guarda come li scegliamo. Ma guarda Benì che faccia pulita che c'ha questo qui. L'ho scelto con le ciambellarie.
Ho fatto le ciambellarie e l'hanno votato in tutta Italia! L'hanno votato in 6! Venì, ma c'è tutta l'Italia! In 6 l'ha votato! Ha preso 6 voti! No, no, Lord Blog, sono io il ciambellano di corte. E lui? E tu che cazzo sei allora? E sono un giornalista, Lord Blog. Venì, non ci volevo capisco far... più cazzo, è tutto uguale, uno vale uno vale l'altro. Non volevo farle una domanda, se era possibile... Sei un giornalista? Sì, sono un giornalista. Sono contento, sono contento, mi fa piacere che sei venuto a vedere come sì, viviamo infatti, qui. Non volevo fare una... Mi fa piacere che vedi dei ragazzi, che c'è la gente meravigliosa. Sì, no, gente che vive con due olive, sì, che si fa l'olio del frantoio. Bene, guarda questo ragazzo qui. Sì. Questo ragazzo qui ci aveva alle Cinque Terre, ci aveva tutte le terrazze. Ah. Andava su coi muli avanti e indietro. Un giorno online è diventato ingegnere. Ah, online? Ha fatto una funicolare Wi-Fi. Bellini l'ha comprata la Apple. Devi vedere come Bellini, ma è gente meravigliosa. Ma sono dei ragazzi che Bellini, sì, te lo dico. No, belli, ma volevo fare una... Ma guarda questo qui. Vedi, questo qui era così povero che c'aveva una casa di pongo. Addirittura di pongo. Lì c'aveva la casa col pongo. Ma tu non hai idea, questo ragazzo qua un giorno l'hanno portato in macchina, che non c'era mai stato. Sì. Ha aperto il finestrino, ha messo la mano fuori e ha detto, bene, questo vento, usiamo. In Danimarca c'hanno delle turbine eoliche. Bellini ha inventato una manica, ti metti il braccio fuori, fa la turbina eolica, metti un cavo dentro, ti fa il condizionatore. Ha fatto sta cosa qua, gli ha comprato la Chrysler, ha detto Bellini compri la macchina, non c'è più il condizionatore. Bellini non l'ho più capito. E la cosa va indietro e poi non ritorna e ti mangi il branzino. Che cazzo vuoi? Bellini, ma sono meravigliosi. Meravigliosi, ma io volevo fare così una domanda. Ti sei tenuto un po' di diaria? Vabbè, ma... Si è tenuto un po' di diaria, perché ogni tanto se la tengono la Io diaria. Però volevo fare una domanda. Ma non sono io a decidere, è la rete. È la rete, voglio. Va bene, però posso fare... una... No, se era possibile fare una domanda. Ma no? Che perché... domanda? No, ma le domande... si chiede fai ancora se... le domande. Nel caso uno siete dove... indietro. No, ma voi giornalisti siete indietro. Ma noi abbiamo il mago Casaleggius. Casaleggius! Ma abbiamo il mago... Ma chi è? Il mago Casaleggius. Ma quale mago? C'è il mago... C'è il mago Berlino. E noi abbiamo il mago Bellino. Adesso te lo faccio vedere. Ma dov'è? E dov'è questo mago? Ma qua, eccolo qua, Ciao. Ciao, Bellino. Eccolo qua, il mago Bellino. È un po' piccolo. Come va? È un po' piccolo. Cosa gli vuoi chiedere? Mago Bellino? Cosa gli vuoi chiedere? Chi vincerà le elezioni europee? Sì. Devi tener conto che anche un po' spariranno i confini europei. Per cui ci sarà un suicidio di massa di tutti i giocatori di risico. Bene, raga. Ma cosa c'è? No, ma io voglio sapere chi vince. Stiglitz, sto qua. Io voglio sapere chi vince le elezioni europee. Va visto anche in funzione che nel futuro ci sarà una fibra ottica, per cui ci sarà un tutorial che se vuoi diventare zoppo lo impari direttamente online senza frequentare lo zoppo. Ma cosa c'entra lo zoppo? Ma fa tutto cosa parte c'entra? Di una visione più ampia. No, ma io Benì, chiesto... tu servo di regime, che cazzo no, sta a sentire che fa? No, Benima, sì. Ma noi stiamo immaginando un 2030 Ma no, ma è a maggio, dove le nanotecnologie muteranno culturalmente il senso della masticazione della penna, no? Non ho capito, cioè sarà il tappino che mordicchierà noi. Bellini, ma cosa sta dicendo? No, ma ribaltamento dei ruoli sociali, ma le elezioni europee chi le vince? Chi le vince? Non mi guarda, tra l'altro. No. Ma per forza, perché punto, tu sei morto. Okay. Avendoti fatto il quadro generale di che cosa può mutare, così, in Europa, a questo punto le elezioni le vince... Beh, è molto semplice. Le va a vincere... La connessione... Ma che cosa... fa? Ma il paese non c'è la connessione. Ci capisci? Cioè tu c'hai della gente meravigliosa che dice i blog ma e poi non c'hai la connessione. Ma non era. Porca puttana. Ma non lo faccio. Ma non prima lo abbiamo dei ragazzi. Ma ora, prima, ora. Ma lo faccio. Ma prima abbiamo dei ragazzi meravigliosi. Ora mi collego con l'astuto Crimi. Chi? L'astuto Crimi. Veniva un ragazzo stupendo. Crimi nello specchio magico. Eccomi, Lord Blog. Sono arrivato. Sì. Eccolo. C'è un problema. Che c'è un problema. Quale? Non ti vedo. Deve essere un incantesimo della casta. Bellini, ma no, ma c'è l'elmo al contrario, non è la casta. Ma no, ci boicottano. Cosa c'è? È l'elmo. Davvero? Sì, è l'elmo. Lo provo a girare? Secondo me sì. Lo giro, Bellini, Adesso, guarda come ci boicottano. No, ma... Adesso tu mi vedi?
Sì, ma è di spalle. Ma io continuo a non vedere. Certo, perché deve essere il maleficio della casta. Ma non è il maleficio. È gente che deve imparare un po'. Ma non era in grado di girare l'elmo. Ma ragazzi, sono appena arrivati, li stanno boicottando. Cioè, gli mettono la cosa al contrario. Ma non è un boicott. Ma abbiamo Di Battista, che ha un cervello. Me lo fai vedere Di Battista, il castigatore? Faccio vedere il castigatore. Cosa fa? Ma sta facendo l'amore, bene? Ho capito, ma... Ma è gente che non fa inciuci questa... Ho capito, è gente che si ama, è gente che coltiva il basilico, che fa l'amore. Ho capito, ma che cazzo vuoi? Ma è gente così, bene? Ma dovete scriverla questa cosa, non scrivere le puttanate che scrivete sui giornali, perché si è venduto, bene? Ma no, ma adesso si capisce almeno perché lo chiamano il castigatore, ecco, questo sì. Bene, ha fatto la battuta, ragazzi. Devi fa il comico. Ma non è una battuta. Ma vieni qua. Ma non è una battuta. Ma vieni qua te. Ma non è una battuta. Ma vieni qua te. Ma manda davanti te il blog. No. Ma manda davanti te. Ma stai qua perché io tanto me ne vado. Ma dove va? Ma dove va? Benin, c'ho il tour che mi parte ad aprile. Che cazzo dici? C'è il tour. E c'ho il tour. Benin, io torno a fare il comico miliardario. Ma che cazzo? Ma dove va? Ma dove in tour? Dove va? Benin, c'ho le date. C'ho il primo, c'ho Catania. Sì, va bene. Il 3 c'ho Napoli. Poi Ancona, Milano, Bologna, Padova, Firenze, Roma. Ma che cazzo vuoi? Faccio ma il famoso uno vale uno. E beh, cosa c'entra? Uno vale uno, ma un biglietto vale 40 euro. Ah. Ragazzi, venite che andiamo a montare il palco, dai, ciao! Ma che montare il palco? Vai, dai!